tutti, intanto benvenuti o bentornati in questa nuova giornata di Cosmopolitan The Place, che è la nostra officina di laboratori, incontri, talk, pensata per il Salone del Mobile, per il Fuorisalone. In questi giorni abbiamo parlato di design, abbiamo parlato di moda, abbiamo parlato anche di arte, partendo dal presupposto spesso che arte sia trasformazione. Insieme a me c'è Giulia Pauselli, ballerina professionista, che sicuramente molti di voi conoscono in quanto è anche una ballerina professionista della Scuola di Amici di Maria Di Filippi. E oggi con Giulia parliamo di un altro presupposto, cioè di bellezza come trasformazione. Quindi Giulia, io chiedo subito a te, visto che lavori con il tuo corpo, che sei diventata mamma anche da pochi mesi, cosa voglia dire lavorare con il proprio corpo e comunque vederlo cambiare, doversi adattare al cambiamento? Intanto grazie e faccio una piccola premessa, solitamente mi esprimo ballando, quindi questo giro per me è un po' emozionante dover parlare e raccontarmi sotto un'altra veste, quindi grazie, anzi metto le mani avanti e grazie per la pazienza, sono un po' emozionata. Il cambiamento è qualcosa che dobbiamo assolutamente accettare, fa parte della nostra vita ed è... La nostra vita è un'evoluzione, quindi ogni momento che viviamo ha il suo, come dire, la sua esclusiva, no? Il suo racconto. Sicuramente per me non è stato semplice vivere la trasformazione del mio corpo in gravidanza, perché mi guardo sempre con un occhio critico, legato molto alla danza e al fatto che comunque faccio un lavoro dove l'estetica è importante. E poi però andando avanti ho capito quanto il miracolo della vita stava succedendo dentro di me e quindi ho imparato a rispettare e ad amare questa nuova me, questo nuovo corpo che era funzionale per appunto la vita che stava per arrivare di lì a poco. E sono stata aiutata tanto anche, ho avuto un'ostetrica meravigliosa che mi ha aiutato a comprendere come mai il mio corpo cambiava nelle misure, in tutto, nell'estetica, perché veramente ti cambiano tante cose in gravidanza, i capelli, la pelle, ed è stato veramente molto molto utile, soprattutto accettare l'inestetismo che per noi donne è assolutamente una lotta continua, che può essere la ritenzione, la cellulite. E quando mi hanno detto: Giulia, ma stai tranquilla perché questa ritenzione che adesso hai diventerà latte per tuo figlio, mi è cambiata completamente la visione, ho detto wow, cioè sono una dea, mi sento veramente figa, cavolo, anche se avevo dei chili in più e che sti cavoli, insomma, si può dire sti cavoli, spero. Io mi ricordo che su Instagram a un certo punto hai scritto: la gente non sa che il mio lavoro non consiste solo nella sala prove, ma il mio corpo ha bisogno di manutenzione, ha bisogno di tagliandi. Ecco, c'è non solo la fatica, ma senti la pressione in questo senso? L'hai mai sentita? Ti capita di sentirla ancora? No, perché sono stata educata così. La danza è una disciplina che ti insegna tantissime cose. E la primissima è appunto prendersi cura del proprio corpo quotidianamente. Per questo ogni giorno è un tagliando, ogni giorno è un ricominciare da capo. E voglio fare un paragone, no? Ad esempio, io ogni giorno mi metto alla sbarra. Le persone possono dire: ma che noia, cioè tutti i giorni fai sempre le stesse cose. Sì, è vero, faccio sempre gli stessi esercizi, ma ogni giorno io ricomincio da capo, è un ricostruire il mio corpo, ritrovare l'equilibrio, ritrovare il baricentro, scaldare la muscolatura, lavorare sull'allungamento. È qualcosa di... non so, fa parte della mia vita ormai, non è più un sacrificio, è una routine, come poi può succedere con tutto, insomma, con la beauty routine, con le abitudini che abbiamo, no? E è un tagliando continuo, perché non posso fare una sbarra a settimana per stare bene. Certo. La devo fare ogni giorno, stessa cosa quando andiamo ad applicare un prodotto. Sì, a un certo punto diventa una parte di te. Assolutamente sì, quindi anche quando pensiamo a prenderci cura di noi stessi, dobbiamo comunque pensare a qualcosa che utilizziamo tutti i giorni, poi a lungo termine, no? E
questa cura è estremamente importante perché è un investimento che facciamo con il tempo. Il fatto di poterci, di dedicarci delle cure quotidiane, ce lo ritroviamo poi negli anni. E questo ti insegna anche la disciplina, la danza, quindi insegna tante cose. Se ti dico un binomio, un insieme di parole che adesso si usa molto, che è bellezza consapevole, cosa ti fa pensare questo binomio, bellezza consapevole? Quando è arrivata per te magari la consapevolezza? Sicuramente la gravidanza mi ha aiutato tanto in questo. Ritrovare il mio corpo dopo una trasformazione così importante mi ha fatto apprezzare ancora di più magari anche i difetti che prima per me erano un problema, e dico adesso per me è una sono visione normali. Diversa. La consapevolezza penso venga anche con l'età, nel mio caso anche con l'esperienza, perché la bellezza nel mio lavoro, purtroppo e per fortuna, è molto importante, e mettersi in gioco e superare ogni volta anche l'occhio critico personale, che poi è il peggiore, no? è molto peggio di quello che può pensare il pubblico a volte. Noi siamo i peggiori giudici, cattivissimi, senza pietà proprio. E quindi diciamo che con l'esperienza, devo dire consapevole, per quanto mi riguarda, però rimane un pensiero personale, viviamo in un mondo dove adesso praticamente ci omologhiamo un po' tutti, anche con la medicina estetica. Io non sono assolutamente contro, però penso che il fatto di volersi tutti assomigliare poi dopo tolga l'unicità, e quindi quando riscopro le cose, la bellezza naturale, allora questa bellezza naturale mi dà consapevolezza e forza per accettare e dire wow, ma io sono fatta così, sono bella perché sono unica, non ho niente che mi fa assomigliare a qualcun altro, anche se magari di tendenza o di moda avere una bocca un po' più gonfia o un naso un pochino più piallato, ecco. E non nascondo che anche io, a me piace la medicina estetica. Però in gravidanza, per forza di cose, non ho potuto andare dalla mia dottoressa, e neanche adesso perché sto allattando. E devo dire che dico, cavolo, ma davvero, cioè prima mi facevo le punture al naso perché magari avevo la gobbetta, ma non c'hanno veramente bisogno, capito? Quindi sono, sì, la consapevolezza, la bellezza consapevole arriva col tempo, quando probabilmente i propri difetti non sono più un limite, ma diventano, non voglio dire il nostro punto di forza, però qualcosa con il quale guardiamo con un occhio diverso, non più critico, ma magari ti scappa anche un sorriso. Ecco, ma visto che stiamo parlando di consapevolezza, tu mi stai dicendo che a un certo punto è in qualche modo cambiata anche la percezione che avevi di te stessa. Io so che tu sei stata anche ballerina solista di un cabaret famosissimo di Parigi. Come si impara a un certo punto la seduzione? Fa sempre parte di un percorso di questa consapevolezza, o a un certo punto era rimasta sopita e viene fuori tutta di colpo? Sicuramente doversi spogliare di tutto, perché al Crazy Horse si balla completamente in topless e nudo integrale in alcuni numeri. Si è vestiti di luci, è uno spettacolo incredibile, bellissimo, perché non è assolutamente volgare, e la cosa a cui tengo particolarmente è sempre ribadire che il pubblico è il 50% femminile e il 50% maschile, per cui la bellezza viene vista da tutti, apprezzata da tutti. E il Crazy Horse è stata una scuola pazzesca, perché veramente mi ha insegnato a tirare fuori forse una parte sensuale che non voglio dire repressa, però magari quella che si ha paura a tirare fuori, perché spesso si pensa sono sensuale se mi scopro. Non è questo, anche se in quel momento io mi scoprivo totalmente dai vestiti, però è qualcosa di, non lo so, anche solo una movenza. Forse anche una forza. Una forza, anche il modo di guardare una persona, un atteggiamento. Non per forza bisogna essere nudi per essere sensuali, no? Anche semplicemente appunto avere un'attitude, un aplomb. E
La cosa più bella che ho imparato lì, è stata la prima cosa che mi hanno detto, è: sappi Giulia che nonostante tu ti spoglierai e sarai davanti comunque una platea e ballerai nuda, in maniera totalmente artistica ovviamente, tu non sarai mai oggetto ma soggetto. E ricordati sempre questa cosa, che sei tu padrona di te stessa. Nel momento in cui sali sul palco e ti esibisci, sei tu a decidere. E non sei tu che metti un muro e non permetti a nessuno di diventare oggetto desiderio, ma sempre e solo soggetto. Beh, questo è un insegnamento grandissimo. Bellissimo, assolutamente sì. Giulia, tu hai cambiato stile tantissime volte. Mi viene in mente guardando i tuoi capelli. Sei stata, io ti ricordo, biondo platino, rosso fuoco, con i capelli lunghi, con i capelli corti, la mi frangio, piace giocare. Senza la frangio. Sì, mi ecco, piace ti piace giocare. Ma dietro a questa ricerca quasi di una nuova identità, di una nuova versione di te stessa, c'è più fatica o c'è più divertimento di scoprirti in tantissimi modi diversi? Ma divertimento, io penso che il capello dia un carattere diverso a seconda dello styling, del colore, della pettinatura. E ho la fortuna che con il mio lavoro, insomma, su questo si gioca tantissimo. E però mi piace portare anche il lavoro un po' a casa, diciamo così. Quindi ogni tanto qualche pastrocchio l'ho fatto, appunto sono passata dal platino al rosso, al nero, e però lo trovo molto divertente. Appunto dipende un po' dal momento che sto vivendo. Solitamente si dice che appunto una donna taglia i capelli o cambia colore quando c'è un cambiamento netto nella propria vita. Non so se è sempre stato così, però comunque probabilmente era, quando l'ho fatto avevo bisogno di che cambiasse qualcosa, comunque non lo so. Cambiare? Sì. Cambiare. Ma com'è che ti sei presa cura dei tuoi capelli, visto tutti questi cambiamenti che hai effettuato? Allora, tornando al discorso di prima, con un tagliando quotidiano, perché se non ci si prende cura ogni giorno dei propri capelli, come del resto del corpo, non si può pretendere di avere comunque un risultato duraturo nel tempo. Certo. Io ad esempio ho un capello molto sottile che stresso continuamente per forza di cose. Il mio lavoro mi porta ad avere una volta i capelli ondulati, una volta legati, lacca, gel, sono tanti gli stress che vengono sottoposti. Per non parlare dei lavaggi continui, perché comunque sudando, poi vedete bene con un bambino a casa, tutte le volte che torno da una giornata dove ho sudato, sono stata per terra, ho ballato con colleghi, eccetera, eccetera, devo tornare pulita. Quindi ho bisogno di utilizzare dei prodotti appunto che possano essere utilizzati tutti i giorni su un capello come il mio e che li possa rinforzare e quindi abbia insomma un risultato, come dire, professionale per appunto arrivare all'utilizzo di Biolage, che ringrazio tantissimo anche per avermi voluto qua insieme a voi. E insomma è importante prendersi cura tutti i giorni. Ecco, visto che stiamo parlando di bellezza, abbiamo parlato del tuo cambio di percezione, tu sei alla sbarra e quindi allo specchio tutti i giorni. Io non riesco neanche a pensare che impatto questo potrebbe avere per esempio su di me nel guardarmi allo specchio forzatamente per lavoro tutti i giorni. Qual è la lezione più grande che hai imparato da questo e dal cambiamento che hai avuto in questi mesi? Oh mamma, ogni volta io ho imparato ogni giorno a vedere un riflesso di me diverso, perché cambiava di giorno in giorno, di settimana in settimana. E quindi adesso il lavoro è al contrario: se prima li evitavo, adesso mi asciugo. Però è la storia, insomma, fa parte, no, di questo viaggio bellissimo che è la gravidanza, la maternità, e poi ritornare al lavoro come professionista, perché insomma è fondamentale anche essere madre, essere donna, essere compagna, ma senza tralasciare poi la propria professione per quanto mi riguarda, perché ho sacrificato la mia vita per arrivare dove sono arrivata, e quindi è anche giusto che io continui a fare quello che amo, e per cui non solo io ho fatto sacrifici ma anche la mia famiglia. E ho imparato a vedere il corpo di una donna in maniera totalmente diversa, cioè siamo, non voglio dire delle eroine, le solite frasi, però ho imparato ad amare e rispettare il corpo di una donna in qualsiasi forma abbia. Giulia, io ti ringrazio tantissimo per essere stata Grazie. Con noi. Sono sudata, calcola.
Grazie mille. Grazie, grazie a te, grazie a voi. Ciao.